In 2018, a dicembre, ho iniziato il mio viaggio attraverso l'Atlantico. 5.000 metri, chilometri, scusa, in una barca a remi, senza vela, senza motore. Ha durato 59 giorni e quando ho finito ho vinto il record mondiale come la persona più giovane di aver mai attraversato l'Atlantico in una barca a rema da sole senza assistenza. È peccato perché ho visto un sacco di plastica fuori, anche tipo una lampa, dei luci, che hanno anche un sacco di alghi sopra e si vede che ci sono da un sacco di tempo. E quando pensi che sono 500, anche 1000 chilometri da terraferma, si vede che ci sta non è pulito più il mare e anche non ho visto più così tanto animali, tipo delfini e tutto come si sentiva prima nelle favole e nelle storie. Si vede che ci sta un impatto sulla terra. Finire l'università e poi vediamo. Ci sta un po' di tempo, mi riposo un po' e poi mi trovo un altro sfido.